Sì, prova. Good morning, you speak English. Sono che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che so con un bongo. Io non so con un bongo. Cosa hai messo nel caffè? E la figlia che va a cantare. E poi la canta. A tu. Tu un barco. San Marco Argentano. A te la mangi, nel mondo. Andiamo in, se la fai. Buongiorno. Come state? Un semplice saluto. Guarda che puntate camminare a fa noi. Facciamo vedere questa bella. Ragazzi, invitateci nei vostri paesi, noi veniamo, però ci deve. C'è un premio per lei, signora, come sta? Buongiorno. Che bel paese! Lo trovo molto migliorato, nel senso che molto. Come sta? Buongiorno. No, ciao, come stai? No. Prendimi un prodotto. Di dove è lei? Di San Marco. Ah. E lei non ci conosce, lei abbiamo attivato. Certo, ci vediamo sempre in TV. Complimenti a tutti quanti. Grazie del cuore. Canale 19, la sì, C4. Grazie del cuore. Come state? Signore, ma perché fuggite, signor? Perché fuggite? Stiamo andando dal dentista, quindi stamattina un po' allora, meno. Ragione. Il dentista ha ragione, ha ragione. Tieni qua. Grazie. Tira. Se non su, tira. Ciao. Marano climatizzazione. Ciao Paolo Marano, l'ho mandato poco fa, l'ho mandato, se l'hai messo. Grazie, grazie, ciao, ha ragione. Ha ragione, addio al dentista, ha ragione. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie. Che quando noi devo andare al dentista, sono nervoso. Qua non c'è più nessuno, sera. Aspetta, no? Guarda che si sono ammucciati i. Guarda che smuso nervoso, guarda che trio sa lei. Come sta? Edda, per favore, però scappate, però non ce la faccio stamattina. Ah, bello mio. Vieni, se la fai. Topos, vado Topos, vado Topos. Che pagina. Un bel fazzescia. Un saluto. Un saluto, dai. C'è zio Pino, dai. Guarda, siamo come un tremo. Vieni. Guarda Topos, guarda Topos. Un saluto, dai. Bene. Guarda che sta andando che si è ammucciata, guarda che si è ammucciata, vedi? Che fate di bello, vieni, sale, sale. Ecco, vedi, ragazzi, leggete perché è importante, sale. Che leggi tu? Che lettura? No, io non leggo, è per la bimba. Per la bimba? Ragazza. No, e quanti anni c'ha la ragazza? È la bimba sua. Bellissima, vieni. Se leggi Marte, Santo Marte, Santo Marte, quando è Santo Marte? 1 novembre. L'11. Il 10 è Santo Marte. L'11. No, Santa Martina mi dispiace. No, Antonio non morde, è il cane che morde, ma lui non morde. Vieni, sa, che lettura preferisci? Vieni. Vieni. Bellissimo, vieni. Così ci qualche libro. Vieni. Sai perché si è ammucciato? Perché in prima mattina, perché è caduto e si è scrusciato di noccia, capito? Qual è il libro che preferisci? Fallen. Oppure Shadow Under. Shadow Under, vieni qua. Tu con la tua cultura, aiutaci. Allora, dica, tu conosci? Conosci? Shadow Under lo conosci tu? Ma hai sentito questa mia? Come no? Chi è Shadow Under? Shadow Under è come? Ma è una collezione di. Sono dei cacciatori di demoni. Cacciatori di demoni? No, io sono contro i demoni! Il cacciatore di Padova! Guarda chi c'è, guarda chi. Buongiorno, no, fai parcheggiare, fai parcheggiare perché deve aprire la libreria, è il titolare della libreria. Ciao ragazze, ciao. Arrivederci. Grazie davvero della simpatia. Allora, Serafe, mi diamo Nicca, torni Nicca, eh? Segna! Ciao, buongiorno. Ciao. Già. Guarda chi sarà qua. Ragazzi, vi faccio vedere un po' di questo paesino meraviglioso. Buongiorno. Ciao, come stai? Sta lavorando? Ma c'è il dentista? No, qua è una mia perché c'è un dentista, compa. Qua c'è un dentista, è una mica, la gente è nervosa, no? Sì, se no per fare male i denti. Ti fanno male i denti? Mi fa fare male a bove poi questi degli esordi, no? Tu dove stai andando di bene?
andare all'ufficio postale. Non è che sa cantare qualche canzone? No, voglio consegno cantatore. Cantatore no. Vediamo, vediamo forse il nostro amico che ci può cantare una canzone. A vedere un po'. Ah, mamma mia, ragazzi. Che bisogna fare? Ah, guarda che. Buongiorno. Oh, ma ce ne sono macchine sul paese. Oh. Frate mio, buongiorno. Ce ne sono macchine sul paese, però. Andiamone. Non è che sei qualche canzone che ci puoi cantare. Ecco, queste, guarda questi vicoli bellissimi, no? Qualche canzone del tuo paese. Sì, no, io... Il francese e italiano può. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, francese. Buongiorno. Sono molto, molto bello. Molto bello, sei tre buoni. Sì. Tre buoni, sì. Cantala, cantala. No. No? No, cantare no. Sei arabia. Sei arabia. Ma tu sei, tu lavori qua? Lavori? Sì, hai lavorare. Che sì. Lavoro? E lavoro falegname. Vai, vai via, per favore, che gira. Andiamo lì, eh? Grazie, amico mio. Vieni, andiamo lì, eh? Buongiorno. Io c'ho un macchina che cacca a Corso Marzene, fate a me, eh? Ma addiata! La tu a me non mi conosci, ma io a te sì. Che meraviglia. Ti voglio bene. Un secondo solo. Va ragazza, va, va ragazza. Va. Guarda, guarda, la mia ragazza è perché ci sono più macchine che a corso per bescito ci sono. Frate scelgo mio. Oh signore, mamma mia, quante macchine che ci sono qua. Ma, perché, ma come va? Buongiorno. Ma guarda un poco, signora mia. Signore, stiamo, stiamo cercando. No, niente, no, andiamo, per favore. No, ma ragazzi, rispettiamo. Mi ecco. Chiama, va che su. Scende! Cioè, mi dà la pasta, mi raccomando. Che fa qua sopra? Vieni. Vieni. Lei lavora? Che lavoro fa? Ah, usarte qui. Buongiorno, se scendete, la fermi a me per sulla. Ecco, vi faccio vedere un po'. Sono delle puntate. Ah, mamma mia, che bel panorama che c'è di qua. C'è bello, eh. Ah, mamma mia, ma... Lei che faceva nella vita? Sempre muratore. Sempre muratore. Mo dopo sta andando al bar. Sa, al bar sta andando, no? No, no. Una passeggiata. Sta andando alla farmacia. Ah, la farmacia. E basta, Ginetta, Ginetta, ma guarda che Ginetta è una cosa, quando vede i mascolini fate questa mano, vai, vai via che non, c'è, che non può fare, non può stare con De Gin. Andiamone, dopo posso via. Via, via. Push. Diciamelo ton, diciamelo ton. Lavoro non ci deve, ma vagabondo. In attesa saprà. Con la pena. Andiamo nene, andiamo nene, sai niente. Peggio, adesso è peggio. Peggio, vieni. Meglio macellaio d'Italia. Peggio, già. Una canzone, peggio, una canzone. O meglio macellaio d'Italia. No, si vede. Ma si mangia tutti, la canna si mangia però. Benedico, benedico. Benedico. Andiamo nella sua piazza, a combattere. Ma che è che sta facendo? Eh? Ma che la fanno vedere? Era caduto. La fanno vedere ogni giorno alle 14:20, ogni giorno sulla Cina alle 19, oppure sulla. Sempre sulla Cina. Ogni giorno anche alle 10:30 e poi giovedì, sabato e domenica con le repliche alle 23:30. Te fatica te, andiamo nel. Fatica, fatica. È arrivato lo storico del paese, se vi interessa. Dove? Chiamare, è veramente lo storico del paese. Allora due minuti, c'è, però andiamo sopra, andiamo sopra. Che piacere, grandissimo piacere incontrarti. Grazie. Grandissimo piacere. Andiamo verso sopra. Andiamo verso sopra. Lei ci racconta un po' del paese. Andiamo. Sì, quello, tutto quello che volete sapere. Allora, San Marco Argentano. San Marco Argentano è il paese dei nobili, ecco, partiamo subito. C'è, questo mi fa piacere. Io ve ne racconto che ho fatto due tradizioni della Fesa, la Fesa Conzata. Quindi... La Fesa Conzata, famosissima, Santa Maria. Santa Maria. Per chi volesse il nostro spettacolo, chiamateci. Sta facendo la berretta. Sì.
Bene, mo che canni di porco! Questo è un personaggio di San Marco. Non è che può cantare una canzone, cioè, cantare. Vuoi cantare una canzone? No. No, no, andiamone. Allora, venga, venga qui, professore, venga qui, venga qui. Quindi, paese dei nobili. Paese dei nobili, paese normanno. Normanno svevo. Normanno svevo, anzi, italo svevo. Italo svevo, se la fai caso, la capi, la conosci, che ti pensi. E allora, sì. Nacque un... Nacque Marco Boemondo, Boemondo chiamato che era un gigante, una cosa impressionante. Boemondo, io Boemondo, che è un poeta. No, ma quale poeta? Scrittore. Marco Boemondo, era un figlio di Roberto Guiscardo. Ma se non capisci niente, Sarafe, c'è chi studia? Ha partecipato alle crociate. Quest'anno, no, è stato no, quest'anno. Mille anni fa. Presso, però tu mi capisci ogni volta che una cosa. Tu sì, io ne... Allora, Guiscardo, guarda che bella gente. Buongiorno. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Bene, 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 quindi Guiscardo, il Guiscardo. Guiscardo, Guiscardo. Serafe, Guisca. Ti presento. Buongiorno, ma qua San Marco è sempre bella però, sempre se bella, accogliente. Briscola? Briscola. Un bicchierino ne ho come, una birretta. No, ci giochiamo una birretta. Una birretta, bella, bella. Divertite. Allora ragazzi, faccio una bella buongiorno. Giocate a partecipa, io me ne posso io. No, aspettate un attimo che io devo parlare. Io voglio parlare. Sarà... Però, però, ecco, sì, allora, aspetta che mi cacci pure un capire. Faccio una no, ma partecipa, facciamo un bello brindis. È famoso Parima. E vi faccio diventare più fessibri. Eccolo qua. Quando la papa la fa qua, qua, qua. Cosa mia è sta buono qua. Ehi! No, vabbè, ragazzi, questa è la goliardia. No, non devi essere volgare, però. No, non lo sono volgare. No, cosa, la pancia, dice. Ma non grastato, che cazzo c'è? No. Vabbè, abbassiamo un po' là. No, no, allora, che sta... niente, tocca. Dopo, quando via la trasmissione, ti manda anche un paese a tirare. Come ti chiami tu? Joseph. Joseph, ah, con Babetto. Sì, allora, una... raccontami qualche brindisi che lei fa, lei. Lo faccio a tutti i bambini, questo è il mio brindisi, che lo faccio, lo dice per fare a lei e lo faccio per tutti i bambini. Allora, come si chiama? Come si chiama? Benito. Ah, Benito. O cosa sua, Moses Bita. Il coso suo significa... ciò dice. Lui come si chiama? Aldo. 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 Te no, 90 anni e te ne è più caldo. Sembra il fisico, eh. Lei come si chiama? Carmine. Carmine. Carmine è un pisciaiolo, cosa mia si fa con un curriuolo. Il coso suo è così, ma non è volgare, attenzione, che questa è tutta poesia. Non è volgare, che è tutta poesia. Lei come si chiama? Pensa pure a te, mi chiamo Franca Partecipi. Mi chiamo Franca Partecipi, San Marco Argentario. Uno solo ce n'è nel mondo, e né a San Marco né a Cosenza, che hai fatto un portalettere a Cosenza. Che meraviglia, ragazzi. 20 anni sono stato in tenda a Cragliana. Cragliana? Ah, tu ti ricordi a Todeschini quando era... Aglianna è la ghianda, capito? C'è l'albero della ghianda, speriamo a qualcuno che... Cazzo, tu porti a no, no, da, allora... Non... Cacciarla, casa. No, ragazzi, noi non tagliamo niente, sapete perché? Quindi questa è colorita, ma non è volgare, giusto? Esatto. Lei è sposata. Sì. Sogno un anno, non ne sette nipote, perché hai fatto... Cosa vuoi una poesia, sa? Mio già teo, mio già mia. Che meraviglia. Come ti chiami il nome? A Franca Parteggio. Però un nome qual è? Un nome è di Gianni. Io faccio cabà tutti 100 anni. È molto dolce. Vivo un re! E tu pigli tu cabà. Grande! Per parte mia. Grande, grande. Ragazzi, allora vediamo un po'. Allora. Fatemi una bella partita, noi andiamo a facendo un po' di questo paese meraviglioso. Ma oggi un regalo ce la fate alla partecipa. Dov'è il barrista? Dov'è? Il barrista. Bene, bene, bene. Facciamo un caffetino, bene. E siccome... buongiorno, signore. Non damoci la pasta, però. Scusa. Ora diamo a lui la pasta, dai. Guarda qua che meraviglia. Guarda che meraviglia qua. Guarda che meraviglia. Basta poco, sono da solo. Basta poco, sono gasai! Dopo me paga la banderina. Io?
vieni, vieni, vieni. Ma faccia cantare questo ora, i bambini. No, c'è un frate qua. Allora, questa è la pasta enoce, Serafè, è contro luce, non si no, vede? Attento che quando vuoi camminate con la macchina, ci sono tante incroci. Allora va bene la pasta della noce. È noce, no noce. Ah, noce. È noce. Tagliatelle, tagliatelle. Ah, e c'è anche su tagliare la caneggia del padre. È noce, ragazzi. È noce, grazie, grazie. E mussi di pompa. E tu sei un mani che scupa. Grande. È il riscignuolo. E che ti avevo giocato il curriuolo. Ragazzi, che sono grandi. Che sono, ecco gli artisti che si avete, trovano per stare. Stamattina avete incontrato, non, finalmente è venuta la televisione a dove partecipa. Lo sa perché? Io faccio tutta la recita. io ti vedo quando va a fare l'intervista su Pumare. Anche tutti che c'è la cura che mi fa. Un prossimo! Tanto saluto il Niccolò Corosi. Ma fate un applauso a questo grande rimaiuolo, ragazzi. Ma che meraviglia! Noi interverremo in tutte le piazze, paesi, municipi, feste. Faccio di fare la piazza. Vedi se faccio? No, no, no. Alla stazza, alla stazza. No, assumazzo. Assumazzo è il mazzo di carte. Stazza, se no dopo sbagliamo. Grazie del vostro intervento nei miei confronti. E di tutti questi compagni che giocano a carte, questi amici che sono tutti amici miei. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Siamo in basso. Lavoro un cinema, vagabondo. Vanno dall'acqua, vanno dall'acqua, non si mondano. Sono tutti vagabondi, grazie, professore. Diamone, diamone. Quando abbiamo? Quando abbiamo? Ancora 8 minuti. 8 minuti, allora bene, bene, capi. Io mi vado su là, bene, bene, andiamo su là. Buongiorno. Sono chiesto. Un caffè non mi piglio, un caffè non mi piglio. Però senza far vedere la marca. Signor, buongiorno. Allora, me lo racconta, ecco, facciamo anche tra il sale e il fagetto una bella pasta che prepara a mezzogiorno, che prepara a mezzogiorno. Oggi? Per mia sola che posso prepara. E non c'è il figliolo? Il figliolo è sposato e è a casa sua. È un demente? Sì, tutti i giorni. Ma un piatto che di domenica, qual era il piatto che voi preparavate? Pasta d'agnello. Pasta asciutta e agnello. E agnello, ma l'agnello è in giù su? Sì. L'agnello è in giù su, l'agnello è in giù su, che è meraviglioso, ragazzi. Lei è il figliuolo, lei è sposato. Ecco, ma non facciamo vedere la marca, però. Che stai facendo? Lo pago io il caffè? No. Perché se... Guardate ancora la ragazza nei paesi belli. Sei ospite di San Marco Argentano. Ma mi fa piacere che sia lì. A dove? A me, avevamo una torre. E moriamo, aspetta, sarà qui. Prendiamo il caffè, quindi mi ci accompagnate voi a questa torre, ragazzi. Noi facciamo questo... Accompagnali tu. Ma la torre, che c'è la torre? Sì, è bellissima, la torre. Hai vincito. Grazie. Zuccherato lo scaldato. Ah, chiave che c'è? Questa mia. Facciamola vedere, ragazzi. Dai, questa torre facciamo... Daglielo. Un dici porti ciò. Me l'ha dato lui. Io non cocco. Allora, basta assai. Basta poco. Basta poco, il sugo. E le fusine con un buco. Succhia, i fusilli con un buco, quando succhi, succo o succo? Succo o succo, esatto. A Serafino, te. No, tu pigli dopo. Giuseppe! Hai capito, Serafino, che hai capito? Serafino, te. Io dopo che so, io dopo la bottiglia di vino, poi. Vabbè, allora ragazzi, un buon caffè, andiamo a questa torre. Nei paesi, chiamateci. Perché non vieni qua? Se voi ci chiamate, noi verremo. Grazie, buonissimo. Che ha fatto? Ciao, andiamone. Grazie. Andiamone. Operatore dato. Andiamo, vai. A Barbarossa. Sì. Io sono Gesualdo. E andiamone, eh? No, aspetta che è il Allora, ragazzi. Che c'è mio nipote? C'è fregato. Allora, aspettiamo qua un attimo, ragazzi. San Marco è un giardino. Lucente la campagna. E dopo dice meno, è come una coccagna. E quando faccio sotto arriva la stazione e dopo da t'accorgi che è l'angolo di Roma. Che meraviglia, ragazzi, che sono poesie, le poesie. Voi dovete vedere, c'è la gente, se andiamo alla torre, se la fai. A me stiamo combattendo, sì, hai ragione, manco una testa.
se non mi ricordate, però io non posso fare niente, voglio. Che se è colpa vostra. Allora, vedete qua, vi devo dare la tessera di... La tessera del... Carlo Magno, andate praticamente al cinema. Alla multisala Andromeda River Zumbano. Sì, sono grande, sì. Andromeda Zumbano, e avete lo sconto di 4 euro sui film 2D e 3 euro 3D. Da lunedì a giovedì. Giusto. Grazie a Carlo Magno per questa bella iniziativa. Salutiamo a tutto. Vabbè, tutto, con il cognome. Tieni. Tu c'hai dei figli, c'hai nanni, catalani. Allora, questa è una grande iniziativa. Ecco, vieni. Un giovane che va al cinema, Andromeda, Zumbano, Carlo Magno, questa si chiama tessera... VIP card. VIP. Quando c'è non si apre con io non posso cosa. Ma adesso andiamo alla torre, dai. E chiudiamo alla torre con un bel panorama, Serafè. Ok, andiamone. Lei che c'ha adesso un via? Cosa? Che c'ha adesso lei un via? Fiatone. Sì, su un fiatone. Io manco un fiato, tengo chiuso, signor. Vi dico questo. Che vale nella vita? Che faceva nella vita? Io, la contadina. La braccianda agricola. La braccianda agricola. E produce olio, che produce? No, abbiamo prodotto... Che ce ne vanno la segnata? Coppa tua, perché ne va tutto sapoiuto. Mo, no, Serafino, questa è la torre, questa è la torre... Normanna, questa è la torre Normanna. Adesso, se volete, per l'ultima volta, ma poi dopo un barro ciò, perché a me mi dicevano, ma perché non vieni in parte... La Calabria per noi è una sola, tutta bella la Calabria, ma se non ci chiamate, a diveniamo noi, così veniamo in mezzo alla via. Ma noi non siamo tanto combattenti di queste cose. Però vedo gli amici qua per caso e mi dicono, ragazzi, qua c'è una torre importante, quindi bisogna vederla. Allora, noi siamo qui, Serafino passò perché Serafino è un uguaglione. Sì. A me se per lassù mi ci trovano e non mi ci trova. Sì, anche a me. Allora, ragazzi, grazie a San Marco Argentano, la prossima volta. I serati fanno i fanno, nel senso no, che è vero, che cosa non si dice, Adesso lascio le immagini in casa, Serafino, paramilla, con questo grande cameraman, Serafino, Stas. Serafino, saglia bello, sai? Thank you.